La scoperta archeologica fatta nel 1996 a Qingzhou, in una fossa contenente oltre 400 sculture buddiste del periodo dei Ci settentrionali e risalenti al VI secolo d.C., probabilmente appartenenti al tempio distrutto di Longjing, suscitò l'interesse del pubblico mondiale, dando spazio ai falsari cinesi che inondarono il mercato antiquario tra la fine degli anni 90 e la metà del 2000. Le tre opere qui esposte potrebbero allora far parte del gruppo di statue risalenti alla scoperta del 1996? Realizzate in pietra calcarea, con pigmenti e tracce di doratura, raffigurano dei Buddha stanti probabilmente risalenti al VI secolo d.C., durante i Ci settentrionali, ritratti con una caratteristica forma a colonna in posa frontale, una mano in abhaya mudra e un vestito lungo aderente al corpo. L'uniformità stilistica di queste statue fu forse dovuta al flusso degli scultori tra i vari cantieri e allo scambio di immagini di modelli portatili o linee guida per la produzione. James Hennessy ci aiuta a capire le insidie dei falsari cinesi. I due esemplari più piccoli in questa sala probabilmente provengono dallo stesso laboratorio di molti altri che inondarono il mercato antiquario tra la fine degli anni 90 e la metà degli anni 2000. Mentre la scultura più grande ritiene la tensione formale tipica del periodo dei Ci settentrionali, le altre due, più piccole, sono statiche e non scolpite a tutto tondo, e l'effetto delle vesti che aderiscono al corpo è quasi assente. Le statue originali furono vandalizzate in malo modo, mentre i segni di rottura sulle statue esposte sono netti, causati appositamente dai falsari per farla apparire autentica. Ci sono problemi anche con le proporzioni. Il divino qui è assente.